Un po' a sorpresa arriva quest'anno Batman Arkham Origins. Come suggerisce il nome, Arkham Origins si pone come prequel assoluto dei predecessori e mira a raccontare le origini di Batman, i primi scontri, le prime paure e anche le prime sconfitte di un giovane, immaturo e a tratti durissimo Bruce Wayne. Arkham Origins ha inizio circa 5 anni prima rispetto agli eventi narrati in Batman Arkham Asylum, proprio il giorno della vigilia di Natale, mentre la città di Gotham è praticamente congelata da una furiosa tempesta di neve. Siamo solo agli inizi dell'avventura di Batman, già formato e plasmato dal suo duro addestramento, ma ancora un oggetto misterioso sia per i criminali che non sanno se considerarlo nemico o alleato, sia per la polizia decisa a catturarlo. Levati, Gordon, lo faccio fuori! Maschera Nera, villain principale dell'avventura, ma saranno presenti anche personaggi come Deathstroke, il Pinguino, Joker e tanti altri, ha messo una taglia sulla sua testa, mentre il dipartimento di polizia è funestato dalla corruzione. Com'era prevedibile, il gameplay propone la stessa collaudata formula di gioco vista in Arkham Asylum e Arkham City. Ecco quindi che chi ha amato i precedenti capitoli si troverà immediatamente a proprio agio in Arkham Origins, senza la necessità di seguire tutorial e istruzioni varie. Il nuovo sviluppatore si è occupato principalmente di migliorare quindi un gameplay già collaudato. Dimensioni della mappa più generose vengono dunque accompagnate da un sistema di viaggio rapido tramite Batwing, non pilotabile direttamente, a patto di liberare prima delle torri di comunicazioni occupate dall'enigmista che impediscono il corretto atterraggio del mezzo. Sono presenti anche nuovi gadget che si rivelano utili sia in fase di battaglia che in quella investigativa. A proposito di quest'ultima, Warner Bros. Games Montreal ha leggermente approfondito il sistema che gestisce l'analisi delle scene del crimine in cui si troverà spesso suo malgrado il Cavaliere Oscuro. Adesso è necessario analizzare attentamente ogni dettaglio, ricostruire come sono andati effettivamente gli eventi e dalle prove trarre le conclusioni che possono portare alla risoluzione della vicenda. Non si tratta di un sistema approfondito chissà quanto, ma funziona e dona quella freschezza in più necessaria per non apparire stantia per via dei vecchi capitoli. Filosofia da squadra che vince non si cambia, che vale anche per i combattimenti, con un sistema di gioco fatto di attacchi e contrattacchi immutato, ma al contempo arricchito da un paio di novità, come la presenza di due inedite tipologie di nemici che costringono il giocatore a mutare la tattica durante lo scontro e, soprattutto, i punti esperienza, che si accumulano a seconda di come viene condotto lo scontro. Tra le altre cose, la struttura di gioco offre una serie di missioni secondarie che permette di allungare ulteriormente una già ottima longevità di base, che si allinea a quella dei precedenti capitoli. Completando la modalità storia, sarà possibile peraltro sbloccare la modalità New Game Plus per rigiocare l'avventura con tutti gli equipaggiamenti precedentemente sbloccati già disponibili. Completando il titolo anche in questa modalità, si sblocca l'interessante e affascinante I Am the Night Mode, roba per veriduri. Alla morte di Batman, il gioco semplicemente si concluderà. Il comparto grafico si allinea ovviamente a quello dei predecessori, senza presentare grandi migliorie di sorta. Gli ambienti di gioco sono grandi e ben dettagliati e l'atmosfera di Gotham City splendidamente riprodotta. Su PlayStation 3, la versione al momento da noi provata, c'è da segnalare qualche calo di framerate nelle situazioni più concitate, niente di grave comunque che pregiudichi l'esperienza di gioco. Promosso il comparto audio, una colonna sonora convincente in pieno stile Batman e accompagnata da un ottimo doppiaggio in italiano per i protagonisti, con qualche riserva che riguarda invece alcuni personaggi secondari. 8 assassini vogliono la sua testa. Che cosa pensa di fare? Scoprirò chi stesse pilotando questo drone e mi farò dire ciò che sa. Poi troverò Maschera Nera e chiuderò la faccenda. Batman Arkham Origins si limita a proporre il meglio dei precedenti capitoli senza stravolgere più di tanto la formula, una soluzione che farà storcere il naso a chi è in cerca sempre di grosse novità, ma che in fin dei conti non rovina più di tanto la valutazione del prodotto. Se avete amato Arkham Asylum e Arkham City, non avete motivi per non attendere o non comprare il relativo prequel, capace di riproporre alla perfezione non solo medesima struttura di gioco, ma anche di migliorarla laddove serviva. E scoprire le origini di Batman ha sempre un fascino tutto suo. Per la vera innovazione del brand, però, aspettiamo Rocksteady e, presumibilmente, un capitolo next gen. Batman Arkham Origins è disponibile dal 25 ottobre 2013 per PC, Xbox 360, PlayStation 3 e Wii U. Sviluppato da Warner Bros. Games Montreal, è distribuito in Italia da Warner Bros. Per la recensione completa, le soluzioni e tutte le news, visitate games.it. Che è successo? È ora di parlare. Dov'è Cobblepot?
Lasciami! Se proprio insisti.